Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe della Galilea, della città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito. Lo avvolse in fasce e lo posse in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono oppressi da grande timore, ma l'angelo disse loro: non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. Parola del Signore. Annuncio una grande gioia. Oggi vi è nato un Salvatore. Questo è il Natale. La grande gioia di una nascita, la nascita del nostro Salvatore nella nostra carne, nella nostra storia. Una luce che viene a squarciare ogni tenebra, soprattutto viene a vincere ogni oscurità di dentro. Quella che non permette di vedere, quella che impedisce di guardare oltre, quella che ti dà la sensazione di non farcela. Perché se un Salvatore ci è dato, se un bambino è nato nella nostra carne del Figlio di Dio, non dobbiamo avere paura, non temete, c'è pace. Certo, per chi vive il quotidiano sembra che questa provocazione che nasca dalla celebrazione di questo straordinario evento sia soltanto magica fantasia, lontana dalla realtà, soprattutto nella consistenza del nostro tempo, questo nostro tempo malato, malato di speranza che manca, malato di visione di futuro, malato di senso e orientamento dell'oltre, della vita. Sembra a chi è quotidianamente costretto
a fare i conti con la realtà, che le parole che vengono oggi annunciate a viva voce e con forza dagli angeli siano una favola da raccontare ai bambini, forse per far tenerezza una volta all'anno, in attesa di balocchi e di regali sotto l'albero vicino al presepe. Eppure è questa la sfida a cui è chiamato il credente. Questa è la sfida. Questa è la grande sfida che provoca ogni nostro ragionamento, ogni nostra attenzione, ogni nostro sguardo, ogni nostra direzione. Dare il significato al tempo e al quotidiano in ragione di quella nascita, in ragione di quell'evento. Caricare ogni nostro momento, ogni nostro avvenimento, ogni nostra situazione, sia essa di gioia o di dolore, sia essa di sconfitta e di vittoria, sia essa di momento esaltante o di tragica evenienza, caricarlo di quell'attesa, di quella speranza, di quella luce. E badate bene, per il credente la sfida è ancora più esigente, perché il rischio è che alla porta della nostra storia bussi il Signore che dice: io voglio nascere, e voglio nascere in te per dare significato e senso alla tua vita. E tu potresti, resistendogli dal punto di vista di un'esasperata razionalità, dal punto di vista di un orgoglio di pensiero che impedisce al mistero di farsi carne nella tua vita, potresti rispondergli come allora: non c'è posto, vai d'altrove, vai d'altra parte. E certo, non è che Cristo non nasce se noi non lo accogliamo. Lui è venuto, ma solo per quelli che lo accoglieranno diventerà capace di illuminare la notte. Oggi è Natale, figli cari. Oggi è Natale, fratelli amati. Oggi è Natale ed è Natale diverso dal Natale scorso, come sarà diverso dal prossimo. Oggi è Natale per te. Per te, nella consistenza di questo giorno, nella consistenza di questo tempo, tra le mille domande che ti poni e tra i tanti, tanti problemi che devi risolvere. Oggi è Natale, ed è Natale per inaugurare, in ragione di questa nascita, un modo nuovo, un modo straordinariamente originale e forte di interpretare il tuo tempo. Vorrei tanto che insieme a ragionare di crisi di mercato, vorrei tanto che insieme a ragionare di economia malata, che mentre si fanno sforzi enormi in tantissime famiglie per coniugare il pranzo con la cena, per tentare di dare soddisfazione al proprio lavoro e alla dignità dei propri figli, in un tempo dove tanti sono costretti a vedere polverizzate tutte le loro fatiche, tutti i loro sacrifici, a perdere posti di lavoro, mentre una politica sembra essere sempre più assente dal quotidiano della gente, dove le grandi parole non si coniugano più con l'immediato della vita di ciascuno di noi. Come vorrei che questo Natale potesse significare una svolta, potesse imprimere nel nostro cuore di credenti la forza e il coraggio di immaginare insieme, e insieme, ognuno per la propria parte, che non c'è nessuna crisi, benché più rovinosa e più profonda, che non derivi dall'egoismo del cuore umano, che non esiste nessuna crisi che venga fuori soltanto per leggi macroeconomiche e matematiche sbagliate, quanto piuttosto dalla perfidia di alcuni a danno di molti. Che non esiste una situazione di compromesso della realtà sociale se a monte non c'è stata un'ingiustizia infranta, non c'è stata nel quotidiano, da parte di ciascuno, un venir meno ai valori, alle regole del vivere civile, alla possibilità di mettere in atto sempre in ogni caso il valore della luce contro
la possente minaccia delle tenebre. Come vorrei, figli e fratelli, che questo Natale per ognuno di noi fosse davvero una nascita in Cristo, una rinascita in Lui, la volontà di cambiare il mondo con una rivoluzione d'amore, non a parole, ma ognuno per le proprie responsabilità, ognuno per la propria parte. Come vorrei che ci facessimo un regalo della speranza, che vincessimo le disperazioni che nascono dalla incapacità di vedere un mondo rinnovato. Come vorrei che ci facessimo un regalo, e lo facessimo per il futuro dei nostri figli, per coloro che hanno il dovere di aspettarsi da noi un mondo migliore di quello che abbiamo ricevuto noi. Che questo Natale fosse per noi, nei loro confronti, un modo diverso di vedere la vita, di non raccontare solo e sempre la nostra sconfitta o la presunzione di false vittorie, ma il coraggio di poter insieme interpretare la vita con coraggio, con dignità, con verità, con libertà, con onore, con verità. Come vorrei che sotto l'albero, vicino al presepe, nascesse per noi il coraggio della solidarietà, come abbiamo fatto in questi giorni, riuscire ad aiutare coloro che sono più in difficoltà. Come vorrei che recuperassimo come uomini l'umano e dicessimo a noi stessi con tutta la nostra forza che saremo davvero uomini se saremo capaci di compassione. Ecco, buon Natale a tutti. Questo è il Natale che io vi auguro, questo è il Natale che mi auguro. E questo è quello che insieme il Signore Gesù chiede a ciascuno di noi quando, venendo nella notte a Betlemme e nella notte di ciascuno di noi, mette il grido in cielo, negli angeli, gloria a Dio nel più alto, e sul cuore del mondo la parola pace, pace in terra agli uomini amati, pace. Allora, se stasera è Natale, noi troveremo pace nel nostro cuore. Se stasera è Natale, la speranza provocherà pace nei nostri cuori. Se stasera è Natale, e stasera è Natale, faremo davvero festa. Che il Signore Gesù ci faccia comprendere la sua parola e ci dia la forza per poterla vivere tutti i giorni. Ma siccome è Natale, e chiudo, perché non la devo chiudere io stasera, si mettono le letterine sotto il piatto, no? Si usa ancora? No, l'avete messo voi? Non si usa più. Ah, qualcuno, sì, qualcuno. Possiamo recuperare. Là dove non si usa, proviamo ancora. Sono cose belle. Anche perché è vero che si mandano tramite email, là di cose. Stasera ci sono tre letterine che ci sono arrivate e io ho voluto che si leggessero stasera. Perché è bello, insieme alla fatica fatta insieme, no? Di aver organizzato un Natale diverso per tante famiglie in tante parti di Napoli, con il vostro aiuto, con la collaborazione di tanti, 400 famiglie, circa 1600 persone, hanno potuto stasera fare il Natale, grazie all'aiuto che voi avete dato, il lavoro delle signore che hanno preparato il mercatino di beneficenza, i ragazzi che hanno organizzato tutto il percorso dell'organizzazione delle spese, di portarli, chi l'ha portato, i parroci di là. Noi abbiamo ricevuto delle lettere, non ce l'aspettavamo, e credo che sia un bel regalo, non per noi, ma per provocare questo Natale proprio un significato anche di gioia nel cuore, perché c'è molta più gioia nel dare che nel ricevere. È mio dovere farvele ascoltare le lettere, perché non sono arrivate a me, sono arrivate alla comunità. Li leggerò soltanto stasera, le farò leggere. Poi per gli altri momenti ci sono scritte in fondo, non mandate scritte in fondo. Per cui prego i ragazzi se vogliono leggerle. Parrocchia di San Giovanni in Porta a Napoli. La comunità parrocchiale di San Giovanni in Porta esprime di cuore i più sinceri ringraziamenti per la vostra continua generosità dimostrata, per tutte le famiglie in difficoltà che grazie ai doni ricevuti vi
vivranno un Natale più sereno. La pace e la serenità del Natale vi accompagni sempre, con affetto e stima per voi e in particolare per il vostro caro pastore Don Gennaro, Don Lello Grosso. Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, Arzano. Carissimo Don Gennaro, con la presente vorrei esprimere a te e alla tua comunità la mia gratitudine e quella della comunità parrocchiale ed in particolare quella delle 160 famiglie che sono state sostenute con il vostro pacco dono di viveri. Mi piace pensare a te, caro Gennaro, e alla tua comunità un po' come le immagini che portano al bambinello dei doni. Il vostro gesto, ma soprattutto il fatto che non sia stata una nostra richiesta di sostegno, ma la vostra ricerca di volerci sostenere, che rallegra il mio cuore e quello di tanti miei fedeli. Questo stile di vita ci conferma che il mondo ha tante persone buone e, come direbbe Giacomo, che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere. Mostrami la tua fede senza le opere ed io, con le mie opere, ti mostrerò la mia fede. Voi, carissima comunità della Santissima Trinità, l'avete dimostrata. Grazie. Auguro a tutti voi un santo e sereno Natale. Don Alessandro Vera. Parrocchia San Michele Arcangelo a Fragola. Figli e fratelli carissimi, sin da quando ero piccolo, tutti coloro che ho incontrato sulla mia strada si sono prodigati ad insegnarmi che bisogna sempre credere nella provvidenza divina. Oggi posso affermare con certezza assoluta che non ci credo più. Sì, avete inteso bene, non ci credo. Se credere significa porre la tua fiducia incondizionata in ciò che immediatamente non vedi, io posso affermare che la vedo continuamente, quindi la sperimento, la tocco con mano e concretamente e tangibilmente parte della mia storia quotidiana. All'inizio del mese di novembre, quando ci siamo riuniti per programmare tutte le attività mensili con la Caritas parrocchiale, abbiamo dovuto constatare che sarebbe stata veramente dura poter dare risposte concrete a chi si aspettava di essere assistito. Cosa daremo loro da mangiare? Avrei voluto dare la stessa risposta di Gesù, essere accogliente come lui dicendo: fateli sedere, daremo noi stessi da mangiare. Ma non avevo la possibilità, ci credevo, ma non sapevo come e cosa fare. Non è facile sentire tutti i giorni il lamento di tanti poveri cristi, ma in questo tempo natalizio il suono delle loro suppliche diventa ancora più lancinante. Mi telefona Don Gennaro, mio fraterno amico per tanti motivi, compresi quelli vissuti all'ombra della croce, e mi dice di preparare una lista di persone che hanno bisogno d'aiuto, specificando quelli che hanno bambini e quanti sono gli adulti. Un numero esagerato, che mi faceva pensare ad un aiuto sostanzioso, ma che non avrebbe potuto soddisfare tutte le esigenze, visto che la crisi ha toccato tutti. Ma per noi era la provvidenza che ancora una volta si manifestava. Ne ho parlato con gli operatori Caritas, ci siamo domandati cosa avremmo trovato. Si pensava ai generi di prima necessità, le cose indispensabili che una famiglia può avere in casa. E invece no, ogni bene in Dio, dall'indispensabile alle cose che potevano essere solo un lusso. A tutto avete pensato, dai dolci natalizi al peluche per i miei bambini, dal raffiolo e rococò ai quaderni e pennarelli per i più grandicelli. A tutto. I cristiani danno l'acqua agli assetati e il pane agli affamati per amore di Dio, come gesto che incarna l'amore di Dio, per aiutare le persone a raggiungere il bene che sazia ogni desiderio, Dio. Quest'anno l'amore di Dio si è incarnato così, lo avete portato così. Dico sempre ai miei ragazzi che bisogna essere teofori, portatori di Dio, se vogliamo essere cristiani credibili. A questa piccolissima porzione di popolo di Dio, che qualcuno ha dichiarato che sarebbe stato meglio collocarla come avamposto del Sudafrica, così da indicare a eventuali visitatori in quale degrado si sarebbero trovati, avete portato Gesù. Lo avete fatto nascere anche qui, incarnando l'amore di Dio. Ma non è forse questo il Natale? Aveva scelto una dimora umana, un posto su questa terra e delle persone che ne portassero notizia. Ecco cos'è stata la vostra comunità. Grazie a tutti. Non immaginate la gioia che è noi. Voi forse pensate di aver fatto un normale e generoso gesto di solidarietà. No, ci avete regalato il Natale. Vi auguro di sperimentare l'importanza e la bellezza di Dio nella vostra vita e nelle vostre famiglie. Auguri a tutti, vi vogliamo bene. Padre Ciro Nazzaro.